Prova. Ok, cominciamo subito. Allora, vediamo quanto tempo è. Sono 3 minuti, ok, cominciamo. Allora, salve cari amici, salve. Dio vi benedica. Allora. Sì. Okay, cominciamo subito. Si sente. Allora, vogliamo fare un video. Intanto io vi dico a tutti quanti che il Signore vi benedica in questo nuovo anno e vi continui a sostenere e a portare avanti. Gloria a Dio. Amen. Allora, salve cari amici, salve. Allora, Patrizia, Aurora, Pierpaolo, pace a tutti. Signore vi benedica, Giuseppe. Ok, vogliamo cominciare subito perché non vorrei perdere tempo, vorrei fare un toccata e fuga, come si dice. Cuore fervente, pace. Ok, poi dopo ripasso e vi saluto, eh. Allora, vogliamo cominciare. Allora, vediamo se il titolo l'ho scritto bene. Live, profezia fine 2019, inizio 2020, guai in arrivo. USA, Iraq, Iran, Cina, Russia. Ok, perfetto. Vogliamo cominciare. Allora, come mi metto? Abbiate pazienza perché è improvvisata. È tutto improvvisato. Allora, mi sono scritto alcuni passi, ma ho fatto tutto adesso, in questo momento. Avevo in testa di farlo già da ieri sera, ma si trovava solo, come dire, nelle mie chimere, nei miei sogni. Invece adesso, pomeriggio, l'1:46, ho deciso di fare il video. Benissimo, allora, vogliamo fare un... allora, vogliamo mettere la parola lì. Vogliamo fare un aggiornamento profetico. Allora, bene. Allora, l'aggiornamento profetico di quello che è successo, diciamo, nelle ultime ore dell'anno scorso e praticamente quello che quello che ci dobbiamo aspettare nel nuovo anno. Benissimo. Vi voglio portare a esaminare un passo molto importante che si trova appunto in Geremia, no? Se tu vai in Geremia 6, ma non solo in Geremia 6, io leggerei più Geremia 8. Geremia 8, perché anche Geremia 6 ne parla, però Geremia 8 ne parla in maniera molto diversa. Allora, tutto quello che diremo, leggeremo, faremo, lo leggeremo, lo diremo. E lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, guida tu, Signore, la tua parola, tutto quello che si dirà, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Allora, come già sapete tutti quanti, ok? Quando la Scrittura parla dell'ultimo tempo, dell'ultimo periodo, nello specifico dell'ultima ora, molto spesso utilizza un termine per indicare quel giorno, il giorno del Signore, e utilizza appunto in quel tempo o in quel giorno. Ecco qua. Quindi la profezia biblica, come già detto, no? Si può concretizzare in, come dire, a valore storico, ok? Sia per un determinato tempo, ovvero quel momento in cui gli è stato dato, oppure può valere anche per i giorni futuri. Infatti qua si riferisce proprio ai nostri giorni. Ora dice: in quel tempo, dice il Signore, saranno tratte fuori dei loro sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme. Ora, chi segue le notizie sa perfettamente che nel 1948, quando gli ebrei, per profezia biblica, tornano dopo circa 2000 anni nella loro terra, sottolineiamo che è la loro terra,
quella terra appartiene solo agli ebrei e la devono avere solo gli ebrei, e guai chi gliela tocca, Dio castigherà quelle nazioni che gliela stanno toccando, attenzione, e si assentarono, gloria a Dio per questo, in questo noi benediciamo il Signore e benediciamo anche gli ebrei, e che Dio li benedica. Quindi si assentarono, da quel giorno però iniziarono i guai per loro. E fra i tanti guai che hanno dovuto attraversare, molte volte questa profezia si è concretizzata, ovvero sono state aperte, sono state attaccate queste tombe che si trovano sparse sia per Gerusalemme che per Giuda, insomma, per un po' per tutto Giuda, vedi Evron, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sta parlando proprio di quel tempo, quindi di questi giorni, e saranno sparse al sole, alla luna e a tutto l'esercito del cielo. Guarda caso che l'Islam ha a che fare molto con la luna, le quali cose essi hanno, insomma, hanno amato, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, siccome sta parlando di quel giorno, di quel tempo, quindi dell'ora finale, del giorno del Signore, eccetera, 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 quando noi arriviamo al verso numero 11, dice che hanno curata la rottura della figliuola del mio popolo alla leggera, dicendo, ora, quello che ci interessa a noi è questo, pace pace, benché non vi sia pace alcuna. Ai di coloro, dirà anche un po' sparso per tutta la scrittura, vedi anche Isaia capitolo 3, ai di coloro che dicono pace, che dicono pace, che dicono pace, che parlano di pace, quando pace non c'è. Tutto il mondo, ripeto per la seconda volta, questo è importante, tutto il mondo, tutto il mondo, politico, quelli che giornalisti, scientifico, quelli che studiano, no? Diciamo la geopolitica internazionale, quelli che studiano il clima, i meteorologi, eccetera, 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 quelli che studiano la Terra, quelli che studiano l'ecosistema, insomma, eccetera, 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 stanno lanciando l'allarme, che praticamente siamo bersagliati, no? Su tutte le parti. Siamo bersagliati sul clima, siamo bersagliati sulle guerre, sulle epidemie, sulle pestilenze, sulla politica, sull'economia. Dove vai vai, ci troviamo, come dire, di fronte alla catastrofe. Ma c'è un piccolo numero, piccolo, molto ridotto, di capre, di caproni. Questo in tutti gli ambienti, no? Sia negli ambienti religiosi, negli ambienti evangelici, negli ambienti ovvero gnostici, negli ambienti dell'occultismo e così via discorrendo, che stanno dicendo appunto pace pace, vedrai pace, vi sarà pace, vi sarà prosperità, quando pace non ve n'è. Anzi, basta leggere i giornali. Bene, in questo video parleremo un pochino, come dice Ezechiele, no? Capitolo 33, quando vedrai che arriva il nemico, suona la tromba. Ora, se tu suoni la tromba, il nemico t'ascolta, il popolo t'ascolta, avrai scampa l'anima tu che hai suonato la tromba e il popolo che avrà ascoltato la tromba. Ora, se il popolo non ti ascolta, allora comunque tu avrai salva l'anima, ma il popolo perirà. Viceversa, se tu non suoni la tromba, perirete entrambi. Benissimo. Comunque vi sarà sempre qualcuno che suonerà la tromba, e se la Chiesa non suona la tromba, dirà il Signore, le pietre la suoneranno, cioè il mondo griderà, il mondo che è freddo e duro come una pietra. Benissimo. Quindi cosa
cosa ci aspetta per questo nuovo 2020? Bene, intanto vogliamo vedere come è finito il 2019. Allora, il 2019 è finito con due situazioni molto, molto, molto gravi. È stata attaccata l'ambasciata USA in Iraq, a Baghdad. Proprio ieri è stata attaccata. E questo è molto significativo. Infatti Trump si è pronunciato e ha condannato, ha accusato Iran di aver perpetuato questo attacco. Ora, perché succede? Noi non ci interessa, noi non ci occupiamo di politica, noi semplicemente portiamo le notizie e le esaminiamo alla luce della parola di Dio. Noi non siamo politici, non siamo di parte, noi semplicemente sappiamo che non siamo di questo mondo, ma molto presto ce ne andremo a casa nostra. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi è stata attaccata, quindi ha accusato l'Iran, e quindi già tutto il mondo esperto in geopolitica, i più grandi esperti al mondo, ogni nazione ci avrà i suoi cavallini rampanti, se seguite le notizie, si stanno pronunciando. E quindi si apre il dibattito. Il dibattito recita: che farà Trump, che faranno gli USA, perché se ne parla da anni, attaccheranno l'Iran, non lo attaccheranno, ovvero useranno Israele perché faccia questo, e così via discorrendo. Quindi noi stiamo vedendo come le profezie della parola di Dio si stanno concretizzando. Infatti noi conosciamo quello che dice Isaia, capitolo 17, non lo leggiamo per motivi di tempo, quando chiama in causa la profezia biblica sia Damasco che Elam o Iran, ovvero Geremia capitolo 49, quando chiama in causa sia Damasco, Siria, che appunto Elam o Iran o Persia, che dir si voglia. E quindi tutto il quadro geopolitico alla luce della profezia si sta cominciando a concretizzare sempre via più sotto i nostri occhi. Qui torniamo a dire quello che noi abbiamo sempre sostenuto, ovvero il nostro pensiero. Secondo noi, gli Stati Uniti di America sono destinati a uscire fuori a un certo punto dalla scena mondiale, da un punto di vista profetico. Ovvero gli Stati Uniti di America non saranno i protagonisti nei 7 anni della grande tribolazione. Arriveranno fino a un certo punto, poi dovranno uscire, come solo Dio lo sa. Perché noi pensiamo questo? Perché sono tanti? Ogni volta che noi leggiamo le profezie sulle nazioni che vengono coinvolte dalla profezia biblica, che riguardano gli ultimi giorni, l'ultima ora, il grande giorno del Signore, in quel tempo, in quel giorno, la grande tribolazione, l'Apocalisse, che è tutto uno, non troviamo mai gli Stati Uniti di America. Se tu prendi Daniele, capitolo 2, quando leggi della statua, che a un certo punto che c'è la testa, c'è la parte toracica, c'è il bacino, e poi alla fine ci sono le ultime due, no? Le due gambe. Insomma, c'è tutto un discorso, lì è, come dire, la vecchia Roma che torna, che avrà probabilmente una parte della sua sede in Europa, l'altra parte in Asia e così via discorrendo. E quindi troviamo che appunto questa nuova Europa, Asia, Medio Oriente, Cina, Giappone, Levante, tutte queste zone vengono coinvolte, ma non troviamo gli Stati Uniti di America. Ecco perché noi pensiamo questo. Poi chi vivrà vedrà, insomma, alla fine. E cosa dice la geopolitica? La geopolitica sta dicendo, e lo stiamo vedendo, che gli Stati Uniti di America ormai non hanno più il peso di una volta. Addirittura le nazioni stanno cominciando a adottare il proprio sistema monetario, quando questo 20 anni fa qualsiasi nazione si sarebbe azzardata di adottare il proprio sistema monetario, sarebbe stata distrutta. Vedi la Libia che Gheddafi questo voleva fare, insieme a altre cose. Insomma, sostituire il dollaro, quando il dollaro l'ha sempre fatta da padrone, no?
perché tutto si doveva commercializzare col dollaro e chiunque non sottostava a questo regime strozzino, si può definire perché tale è, veniva attaccato appunto dagli Stati Uniti d'America, direttamente, ovvero indirettamente con attentati terroristici o terroristi creati direttamente da loro, perché tutti creano terrorismo da tutte le bande, dal bando occidentale, dal bando medio orientale, tutti lo fanno. Quindi non è che noi siamo di parte, semplicemente stiamo raccontando i fatti. Bene, quindi tutto quanto si sta concretizzando sotto i nostri occhi. Siamo veramente a un passo della fine. Quando la Chiesa sarà tolta, e allora si entrerà veramente nel giorno del Signore, della durata di 7 anni. Bene, oltre a essere attaccata questa ambasciata americana, è successo anche un altro fatto molto importante, ovvero c'è stata una manovra militare fra Iran, Russia e Cina. Ok. Ora noi appunto torniamo a Geremia 49, Isaia 17, ma qui entriamo anche con Gog e Magog, che si trova in Ezechiele 48-49. Quando appunto parla di Rosh, ok, Gog, Magog, che è il capo e il Rosh di tutto quanto, lì c'è appunto, ci sono varie nazioni, tra cui anche la Turchia è importante. Torniamo a sottolineare che Gog e Magog nulla c'entra con l'anticristo, anzi, Gog e Magog sono terre che vengono dal settentrione, quindi dal nord. Daniele ci dice che l'anticristo farà guerra con le nazioni che vengono dal nord, dal settentrione, quindi non può essere l'anticristo Gog e Magog, no, c'entra appieno Russia e lì troviamo appunto gli Elamiti, troviamo i Persiani e quindi guarda caso come a distanza di 2500 anni troviamo proprio questo quadro, ovvero che l'Iran diventa una potenza locale, tale è, sia a livello petrolifero ma anche a livello militare molto forte, e va ad allearsi con Russia, e guarda caso c'entra pure la Cina. Ora non è che qualcuno potrà obiettare e dire sì, però la Cina poco fa ha fatto anche delle manovre militari con gli arabi, che sono alleati degli USA, giusto, vero? Però intanto noi sappiamo che dove tira il denaro lì va il naso, perché il naso dora certamente, ma arriverà un momento che si dovranno schierare le parti in maniera definitiva. Ci dice la parola di Dio che l'Iran si schiererà in maniera definitiva con la Russia e a un certo punto la Cina sarà una superpotenza mondiale, appunto come lo troviamo scritto sia nell'Apocalisse quando parla dei re del Levante, che vengono con un esercito di 200 milioni di persone, e questo appunto lo concretizza Cina con tutti anche i suoi alleati che vi saranno in quel momento, Russia con tutti i suoi alleati, perché la vecchia URSS ha sempre dominato tutta quella parte, no, che si trova al di sotto della Russia attuale, appunto la vecchia URSS. Quindi noi vediamo che tutto questo quadro si sta determinando, si sta concretizzando, si sta consolidando sempre più in maniera, come dire, chiara, ineccepibile, ovviamente chiara e ineccepibile per chi è sveglio, per chi veglia, perché ai di quelli che dormono, ai di quelli che hanno il cuore consumato dai vizi, dai piaceri, dalle gozzoviglie, dal divertimento, dai soldi, che vedono solo soldi, l'unica cosa che pensano è andare dietro i soldi, andare dietro alla carriera, e non vedono che questo mondo si sta sgredolando sotto i loro piedi, perché questo mondo è instabile, non può essere stabile dal momento in cui la parola di Dio è stata tolta. Benissimo.
Andiamo avanti. Se noi andiamo in Luca, importante Luca, Luca 21, benissimo. Luca 21 dice... verso 10, allora disse loro: una gente si leverà contro l'altra gente, un regno contro l'altro. Come già detto in altri video, un regno contro l'altro sono guerre, ma una gente contro l'altra significa tante cose. 1. Terrorismo. 2. Razzismo. È quello che sta succedendo oggi. Una gente contro l'altra, le nazioni vengono invase da altre nazioni perché sono state a sua volta destabilizzate da quelle stesse nazioni che vengono invase. Vedi la Francia cosa fa? Destabilizza l'Africa, la governa con il franco francese, li impoverisce, li distrugge, questi non c'hanno più niente, giustamente, non c'hanno sostento, se morono di fame, che fanno? Vengono qua, che gli vuoi dire? E quando vengono qua, che succede? Succede una gente contro l'altra. La stessa cosa sta succedendo in Sud America, in Centro America, gli Stati Uniti d'America. Che fanno? Destabilizzano il Sud America, il Centro America. Lo distruggono politicamente, economicamente. Questi qua, questi poveracci, sudamericani e centroamericani, gli vengono create le bande giovanili, le Maras, che sono un esercito di oltre 100.000 persone armate fino ai denti, con armi di guerra, una organizzazione pazzesca. Questi qua, quando sono talmente forti, queste bande che attaccano i governi, attaccano le famiglie, tu fai un figlio, in molte parti, viene la banda, questa banda di criminali, di demoniaci, la Mara Trese, la Mara Salvatrucia, sono quelle due, la Trese e l'altra, mo c'è un colpo di amnesia, scusate, voi lo sapete che io ogni tanto ho questi colpi di amnesia. Va bene, vengono da te e ti dicono: bene, hai avuto un figlio, benissimo, lo svessi, quando ci avrà 7-8 anni ce lo veniamo a prendere. Cioè, tu pensa come vive questa gente, che fa sta povera gente? Scappa, giusto? Dove va? Negli Stati Uniti, che loro a sua volta hanno creato questo. E poi quando vanno negli Stati Uniti c'è ecco qui, una gente contro l'altra. Cioè, alla fine siamo tutti esseri umani, però ci sono esseri umani cattivi, esseri umani buoni. Buoni, poi alla fine dirà la scrittura chi è buono. Beh, ecco che abbiamo bisogno di essere rigenerati. Sta di fatto che il quadro è questo, ora noi semplicemente stiamo rapportando i fatti. Si sa che i governi del mondo sono tutti, dal primo all'ultimo, cappeggiati dal principe del presente secolo. Sono tutti satanici, tutti. Non esiste un governo buono, come dire, adesso voto per Tizio, e che concludi? Voto per Caio, e capirai, massone quello, massone quell'altro. Che hai concluso? Gnostico uno, gnostico l'altro. Che hai concluso? Non è questo. Noi dobbiamo piuttosto preparare bagaglini, cioè custodire il nostro cuore in santità, in pace, prepararci per quel grande giorno, se non lasciamo prima la vita, ovviamente, perché nessuno conosce neanche il corso della propria vita. Questo spetta nelle mani del Signore. Quindi il futuro, anche nostro, dell'Italia, è grigio. Questo anno che verrà, già ne stanno parlando, ci saranno più tasse, già stanno cominciando a abbassare chi ha l'invalidità, già gliel'hanno abbassata molti, anche dei 200 euro. Gente che non ha di che vivere e si trova con la pensioncina, perché di questo si parla, di pensioncine, che te la dimezzano, più tasse, più problemi, più guai, altro che prosperità, ragazzi, altro che qui crisi viene, crisi, grande crisi. Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, dirà il Signore. È scritto a proposito di crisi,
in Sofonia 1, parlando degli ultimi giorni, silenzio per la presenza del Signore, il Dio, concio sia che il giorno del Signore, eccolo qua, è vicino. Perciò che il Signore ha apparecchiato un sacrificio, il giorno del Signore è un sacrificio. Egli ha ordinati i suoi convitati, avverrà, ecco vedi, nel giorno del sacrificio del Signore, che io farò punizioni dei principi, dei figli dei re, di tutti quelli che si vestono di vestimenti strani. In quel giorno, vedete, in quel giorno ancora farò punizione di tutti coloro che saltano sopra la soglia, che riempiono le case di signori di rapina, di frode. In quel giorno, vedi come lo chiama, dice il Signore, vi sarà una voce di grido sopra la porta dei pesci, qui parla di Gerusalemme, un urlo verso la seconda porta, ai, quel giorno sarà terribile per gli ebrei, altro che la chiesa, passerà per quel giorno, fracasso verso i colli, urlate abitanti del mortaio, perciò che tutto il popolo dei mercanti è perito, tutti i portatori di denaro sono sterminati, avverrà in quel tempo che io investigherò Gerusalemme con delle lucerne, farò punizioni degli uomini che si sono rappresi sopra le loro fecce, che dicono nel cuor loro, Signore, non fa né bene né male, e le loro facoltà saranno in preda, le case in desolazione, e così via. Vedi, in quel giorno sarà giorno di indignazione, di distretta, d'angoscia, di tumulto, di fracasso, giorno di tenebre, di caligine, di nebbia, di falsa oscurità, di tromba, di storno. Avanti dice, io farò del tutto perire ogni cosa sulla faccia della terra, quindi tutta la terra sarà coinvolta. Farò perire gli uomini, gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci del mare. Tutto questo lo stiamo vedendo come la fauna sta venendo meno, come la moria dei pesci è sempre vieppiù. E appunto farà perire i mercanti, eccolo qua, il popolo dei mercanti, il denaro tra un po' non valdrà più nulla, sarà gettato, getteranno loro oro, i loro possedimenti dir altrove dalle finestre. Ecco qui che entrerà quel famoso marchio della bestia chiamato il 666, descritto in Isaia 13, che il suo cugino stretto, il suo predecessore, è il microchip, non è il microchip. Lo stato finale, lo stadio finale non è il microchip, ma sì è il predecessore. Lo stadio finale parla di un marchio, quindi ecco qui i tatuaggi, ecco la microingegneria e così via discorrendo, ecco qui la moneta digitale, ecco qui il bitcoin, sia questo sia un altro non ci interessa, non è questo, è la tecnologia che ci interessa. Dirà Luca sempre 21, nel verso 36, vegliate dunque, orando in ogni tempo a ciò che siate reputati degni di scampare da tutte le cose che devono venire. Il Signore ci ha sempre detto, vedi Matteo capitolo 10, quando vi perseguiteranno in una città, di fuggire in un'altra. Qui ci dice di scampare. Non date retta a quelli che vi vogliono far passare per la grande tribolazione chiamandovi codardi. Ah, voi volete fuggire. Non gli date retta. La scrittura ci dice di fuggire, di scampare, di darci vegliata affinché possiamo scampare da tutte queste cose. Chi vuole passare quella grande tribolazione si accomodi. Noi scamperemo, scapperemo, fuggiremo. Quindi dice la scrittura, dice la scrittura che quello che si prospetta per il prossimo anno sarà peggio di quello di quest'anno. Guardate quello che sta succedendo in Messico. Tutto il mondo è destabilizzato, tutto il Sud America è destabilizzato,
tutto il Centro America è destabilizzato, in Messico c'è una crisi umanitaria, ci sono stati oltre 30.000 morti in Messico, 30.000 ragazzi, secondo solo alla Siria, e delle volte è stato anche il primo nella lista del mondo. L'Europa ormai è a pezzi. Il Medio Oriente non ne parliamo. In Cina praticamente vogliono riscrivere la Bibbia, stanno distruggendo chiese. Dice il Signore in Prima Tessalonicesi 5:16. Siate sempre allegri. Vero è che il mondo ci sta cadendo sotto, ma non dimentichiamo di chi siamo figli. Il nostro Redentore vive, ha detto Giobbe. Io so che il mio Redentore vive. E quindi noi abbiamo un fondamento che è la parola stessa. Sì, il mondo si sta sgretolando, è vero. Il futuro si prospetta brutto, è vero. E noi diciamo le cose come stanno, non siamo degli illusi o che vogliamo illudere o che vogliamo ingannare il popolo o che vogliamo dire la menzogna come fanno i falsi predicatori, i satanisti, i gnostici che dicono di avere amore e poi raccontano la menzogna. Chi ha amore non mente, altro che. E così via discorrendo. Noi diciamo la verità. Ma sappiamo che il futuro è marcio, ma noi siamo figli del Re dei Re. Figli del Re dei Re. Abbiamo molto di che rallegrarci. Ora, la sofferenza, vero è, che fa parte della vita, ma altresì la parola di Dio fa parte della nostra vita. Come contristati, sì, ma pur sempre allegri. Come poveri, vabbè, ma pur arricchendo molti. Come non avendo nulla, vabbè, ma pur possedendo ogni cosa, ecco qui la fede che ha vinto ogni cosa. È duro, cioè, avere fede quando tutto va bene è una passeggiata di salute. La fede si prova col fuoco quando le cose vanno male. E questa è una lezione difficile da imparare per tutti quanti, in primis per noi che predichiamo. E certo, perché noi siamo in prima linea, come dire, bene, fammi vedere come fai tu. Come faccio io? Sono un uomo come te, con le tue stesse passioni, con le tue stesse debolezze, e che come te devo lottare. E la fede è una lotta quotidiana, quotidiana. Romani 12:5. Così noi, che siamo molti, siamo di un medesimo corpo in Cristo. No, 15, scusate. Rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Certamente il pianto fa parte del mondo, della vita. Quando perdi un caro, quando passi un dolore, ahi di quelli che vengono al funerale, al tuo funerale che stai svolgendo a casa tua. Queste cose io le ho viste e non le permetto più a nessuno, li butto fuori di casa. Tu stai piangendo, arriva quello, oh, il super santone. Ma che fai, piagni? Rallegrati quando vi fanno così, buttateli fuori di casa. Buttateli, è gente che di spiritualità non ha niente. Niente. I dolori fanno parte della vita e vanno rispettati. Piangete con quelli che piangono, addirittura, dice la Scrittura. Ora il Signore, lo Spirito Santo, la parola di Dio, se veramente sei nato di nuovo, sarà quella, sempre rispettando il tuo dolore, perché se ne rispetta, sarà quella che ti consolerà. Io uomo non posso consolarti. Il Signore è l'unico, e lo ripeto per la terza volta, è l'unico consolatore. E ci porta nel secondo stadio. Rallegratevi.
perché il vostro premio è grande nei cieli. Rallegratevi quando sarete perseguitati, rallegratevi quando sarete vituperati, rallegratevi quando faranno video contro di voi, non piangete, non arrabbiatevi, rallegratevi quando vi insulteranno, rallegratevi. Dobbiamo imparare. Rallegriamoci, le cose vanno male, è difficile essere allegri quando le cose vanno male, lo sappiamo tutti, qui nessuno è eroe, non ci sono eroi nella Chiesa di Gesù Cristo, nella Chiesa di Gesù Cristo ci sono martiri, noi siamo martiri, gente crocifissa, gente perseguitata, gente martoriata, gente derisa, gente calunniata, questo siamo noi. Ma gloria a Dio perché il nostro Redentore vive. Il mondo va di male in peggio. Quest'anno più terremoti, più crisi, più persecuzione, meno diritti, più apostasia. Il male cresce, il bene è sempre via più meno. Infatti, nel verso 12, allegri nella speranza, l'afflizione c'è, eccola qua, e quindi pazienti, e quindi perseveranti nell'orazione. Quando tutto va male, ci rimane che cosa? La cosa più grande, quella che nessuno ci potrà mai togliere, Cristo Gesù, la fede, la parola. E quindi l'orazione, orare, pregare, lodare. Siamo caduti? Rialziamoci. Hai peccato? Chiedi perdono, abbandona il male, abbandona l'errore, abbandona il peccato. Rialzati. Perché molto presto la tromba suonerà. O magari qualcuno di noi sarà chiamato a casa. Chi lo sa? Solo Dio lo sa. Neppure gli angeli del cielo sanno certe cose, come giusto che sia. Amen. Questo è il messaggio della parola di Dio per il nuovo anno. Questa è la parola di Dio, tale quale, noi non andiamo qui, là, su, giù, Tizio, Caio, parola di Dio, fine. E resto... è storia, non ci interessa, troppe favole, troppe bla bla bla. Ho finito, Dio vi benedica. Vi volevo portare solo questo, tutto qua. Allora. Allora, vi saluto. Patrizia, Aurora, Pierpaolo, Giuseppe, Maria... cuore fervente, pace e bene. Monica, Gianluca, Dio ti benedica, Giovanni, pace, Enza Cielo, anche a te Gabriele. Poi, Emanuela Ciapponi, Dio ti benedica. Daniele Gerace, amen. Cuore fervente dice, ho sentito dire che quando appare l'anticristo abbiamo un po' di tempo per scappare e rifugiarci nei monti e chi rimane nelle case perirà all'inferno. Per me questo... pensare folle per non dire altro. No, lì sta parlando, infatti parla anche del sabato. Pregate che la vostra fuga non avvenga di sabato. Quando mai noi abbiamo festeggiato il sabato? Lì parla sempre di Israele. Quello è Israele che passerà la grande tribolazione. Chi pensa che passerà qui la grande tribolazione? Io non ci perdo più tempo. Per me puoi pensare pure che la verità ce l'ha Mauro Biglino, a sto punto pensa quello che ti pare, diventa agnostico, fa quello che ti pare, io non ci combatto più con queste idee, basta, mi ritiro, fine, benedico tutti, il Signore vi benedica, arrivederci e grazie.
poi Maria Pace, Adriano Pace, Bibbia Strue Pace, Claudio Pace. Benissimo, ok. Bene, cari amici, questo è stato il piccolo pensiero per l'anno nuovo. Oggi è 1° gennaio 2020. Da quando Israele è tornato, gli ebrei sono tornati in Israele, nella loro terra, come vedete, le profezie in questi 72 anni, quelli che so, 73, 72, 18, 72 anni, sì, 72 anni. In questi 72 anni, dal 48, si stanno correndo praticamente più di 100 profezie, abbiamo fatto i video, più di 100 profezie si sono concretizzate. Wow, incredibile. Altro che, come dirà Pietro, gli uomini dicendo che le cose sono sempre andate uguali. Ma quale uguali? Ma le contate tutte le profezie che ci sono state dal 48 ad oggi? Più di 100. Altro che ai dei carnali che dicono chissà quando tornerà il Signore, mancano 100 anni, ti piacerebbe perché sei carnale. Ma sai quanti si perderanno se il Signore torna oggi? Certo, perché tu sei più buono di Dio, più giusto di Dio. No? Vero? Carnale che non sei altro, ecco che cosa sei. Che va detta la verità. È scritto che quel giorno è il giorno, e quel giorno, è scritto in Apocalisse capitolo 9, che saranno sciolti i quattro angeli apparecchiati per quel giorno, il giorno del rapimento della Chiesa, e il giorno del quando poi dopo 7 anni tornerà il Signore per la seconda volta, è un giorno determinato e non sarà la tua carnalità a spostare quel giorno. È un giorno già stabilito da Dio, che nessuno conosce per quanto riguarda il rapimento della Chiesa. Nessuno lo conosce, neanche gli angeli del cielo. Solo il Padre mio, ovviamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Bene, questo è stato il video, cari fratelli in ascolto. Io lo so che ho un modo di dire, un modo di fare che dà fastidio, lo so, ma d'altronde che posso fare? Io questo, così sono, a me dispiace. A chi non piace, lo rispetto, però io sono così. C'ho un modo di fare un po' rudo, un po' ruente. Bene. Dio vi benedica. Allora, sei arrivato anche Alfio, pace fratello Alfio, Dio ti benedica. Ok. Allora, amen. Allora, vegliamo e preghiamo gli uni per gli altri, siamo allegri, studiamoci di rallegrarci, gloria a Dio. Esercitiamo la fede, amen. Bene, un caro abbraccio in Cristo Gesù a tutti quanti. Il Signore vi benedica, pace e bene. Allora, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vedremo prossimamente. Altrimenti sia fatta la volontà del Signore. Amen. Pace.